ci troviamo di fronte ad, ad un SIN, un sito di interesse nazionale di 232 ettari che sulla base di un articolo del codice dell'ambiente, il 244, doveva essere già oggetto di misure di prevenzione e di sicurezza e di emergenza nelle 24 ore successive dai proprietari naturalmente delle aree. Ci troviamo a 12 anni di distanza, solo il 60% è stato caratterizzato e solo il 4% è stato sottoposto a misure di sicurezza e di emergenza. Veramente poco, e questo richiama l'attenzione di tanti cittadini abruzzesi che devono far sentire la propria voce a tutela del proprio territorio.